Benvenuti in TG News Fortnite. Sono qui col nostro telecronista Doggo, che ci darà un po' di news sul mondo di Fortnite. Vai, Doggo. Buonasera, buonasera. Oggi abbiamo un sacco di news correlate alla nuova stagione di Fortnite e al nuovo aggiornamento che c'è stato di recente. Nella mappa di Fortnite si stanno avvenendo molti cambiamenti, tra cui, specialmente a sabbie sudate, possiamo notare che sono spuntati dei cartelli molto ambigui di cosa si potrebbe mettere la foto. Ci sono, vai Ok, tranquillo che io le ok. metto intanto che parli. E questa foto fa vedere un cartello che si trova sui muri, alcuni muri di sabbie sudate, dove rappresenta il nostro pianeta Terra con degli umani che si tengono per mano, degli alieni, con delle scritte molto strane al di sotto. Poi, nella prossima foto, abbiamo molti cartelli che sono stati trovati nei file di gioco, tra cui dei divieti con la banana che corre, oppure la banana con degli UFO, cartelli di stop e cose simili. Nella Tra cui quelli prossima. verdi che, se non sbaglio, sono gli stessi caratteri del primo cartello, caratteri Sì. indecifrabili. Vai, vai. Poi, nella prossima foto abbiamo una cosa che è stata trovata nei file di gioco, ovvero un UFO che aspira, risucchia un omino. E questo è un emoji, una classica emoji di Fortnite. E non si sa come si avrà, però c'è nei file di gioco. Poi, anche nella vita reale ci stanno dei cambiamenti, poiché in alcune strade, suppongo a Los Angeles, luogo dove si trova Epic Games, sono spuntati dei cartelli sempre con simboli molto strani riguardanti alieni e Tra l'altro Fortnite. c'è scritto in inglese "stanno arrivando". Esatto. E di questi cartelli ci stanno miliardi e miliardi di tipi, però giustamente sono così tanti che non li potevamo far vedere tutti. Perciò questi sono proprio quelli fondamentali. Adesso abbiamo un video trovato sempre nei file di gioco di un'animazione molto ambigua e divertente, dove possiamo ammirare l'orsacchiotto senza maschera, non ci fate caso, è dei file di gioco, perciò non è elaborato, dove si vede il personaggio che viene risucchiato, non si sa da cosa, però ovviamente si può capire che è un UFO. E poi viene anche sputato, tra virgolette. E gli UFI ci saranno nella prossima stagione, che ci sono due opzioni. Potrebbero essere o dei veicoli o dei teletrasporti che ti risucchiano e ti teletrasportano in un'altra parte della mappa che può essere casuale. Poi abbiamo un ultimo video che è un po' spoiler, ma non troppo. Vado, faccio partire o vuoi spiegare ancora? Fammi E dove capire. si sentono delle persone che parlano su una radio, dove sono sole, dove parlano di avvistamenti di UFO e sono personaggi di Fortnite che parlano e parlano di cose strane. Vai, Parla. Diego, fai partire il video. Ehi là! Ovviamente nessuno risponde, perché nessuno sta ascoltando, stupida. Mi dispiace, cerco di darmi meno della stupida. Ah, però questo è stupido. Credo che più tempo passerò a non parlarne, più sembrerà grande e spaventoso nella mia testa. Ed è ridicolo, perché ho visto quel che ho visto. Se cerco di convincere la gente della mia sanità mentale, spreco solo tempo. Ok, ora mi sto comportando da stupida. Devo dirlo e basta, dillo! Da mesi vedo UFO nel cielo. Va bene, ottimo, fantastico. L'ho detto e sono ancora viva. E in realtà sto bene. Condivisione. Questo adesso non facciamo vedere tutto il video perché dura un po', però potete capire che c'è questa tizia che parla di questi UFO, poi dopo si collega un'altra persona
che dice che non solo lui, cioè non è l'unica a vedere Yuffie, ma c'è anche questo signore che vede altri, pure lui ha vistato molte cose ambigue. E adesso passiamo alle cose dell'ultimo aggiornamento. Con l'ultimo aggiornamento sono state cambiate un paio di cose. Per esempio, ci sono alcune cose che ritorneranno, tra cui i bundle di Catwoman, i bundle di Harley Quinn, eccetera, eccetera, tra cui due mod di una macchina ballerina, di un trenino, che sono molte, molto, molto, molto divertenti. E queste cose usciranno nei prossimi giorni. Poi abbiamo anche una nuova skin dedicata alla World Cup che uscirà nel negozio. Credo che il prezzo sarà intorno agli 800 V-Bucks. Ed è tutta arancione, molto classica, con il logo della World Cup. Ora questa foto di questo pesce spaziale tutto rosso con dei cuoricini. E questa immagine apparirà su molti televisori che sono apparsi per la mappa. Se volete venderne uno, che in questo momento ancora non c'è, si trova vicino alla casa di Joe Wick, dedicata anche a Rocket League. E vicino ci sta, tra delle rocce e dei cespugli, c'è una televisione dove in questi giorni apparirà questa immagine di questo pesce ambiguo. Tra cui poi sono uscite anche delle missioni speciali di un elicottero da sincronizzare per sbloccare un messaggio che si trova vicino a Brughiere Vero, Brumose. quello che abbiamo già fatto ieri, che si sentono dei Che messaggi se nella volete live. vederlo, c'è la live di ieri, tra cui anche la missione di riparare dei I telescopi. telescopi Abbiamo fatto con insieme la 20 di live. metallo. Poi vicino alla stazione radio, su una montagna di Fortnite, che una montagna molto famosa, che c'è una stazione radio Quella storica di sopra Fortnite. Gatto Green, giusto? No, Quella no. quella Ma è io la sono stazione ignorante. meteorologica. Ma io sono ignorante, non lo so. Infatti tu ci dirai questa La cosa. stazione radio sta sotto Scogliere Scoscese, e Benissimo. vicino c'è una piccola capanna. Indietro apparirà una scrivania con una radio con delle antennine, con un cappellino di carta stagnola che si mettono in Sì, testa per per non non farsi farsi. leggere i pensieri. E si potrebbero sentire anche dei suoni molto Dalla strani. radio dici? Vedremo un po', Esatto, andremo perché prossimamente sì, a studiare un po' le cercheranno astronomiate. di mettersi in comunicazione con gli alieni. Oh, e Adesso poi la novità passiamo. che finalmente Esatto. abbiamo invocato da un sacco di tempo. Vai, Ovvero hanno illustracela. cambiato totalmente il meccanismo dei regali. Adesso, per chi ha il 2FA, prima di tutto, adesso si possono regalare anche i bundle. Per esempio, adesso se Diego va nello shop, per esempio c'è i bundle armadietto Trae Young. Comunque si può mandare Adesso tutti non i fate, bundle insieme. non fate caso alla mia pronuncia, però comunque potete regalare tutto in bando l'intero. Ma la novità veramente che mi salva finalmente, perché dare anche solo i premi e tutti è una Esatto, rottura che di c'è la coglioni sezione colossale. amici nel gruppo Oh, finalmente. e la sezione tutti gli amici, dove c'è l'opzione cerca amico. Ecco, questa qua, l'opzione che finalmente volevo, la ricerca, cioè la E poi ricerca. senza che poi clicchi e ti dice che dopo 3 ore dice che è già in possesso, basta che scendi un po' già sotto al nome Si c'è vede scritto già in subito. Sì, possesso. no, Esatto. questa veramente mi salva ore e ore di ricerca tra tutta la lista dei nomi a cui devo inviare i regali. Per fortuna, dai. Bene, direi che Poi. abbiamo finito. Penso di No. sì. Ma è ancora qualche novità grande. Ci stupisce sempre, ci stupisce sempre. Le sa tutte. Ci stanno, vabbè, una nuova musichetta. Ritorneranno dei balletti serie di Gone.
Manuel, le faremo vedere Nei prossimi nel giorni. prossimo TG. Esatto. Per questo TG è tutto. Se ci sarà qualche news super Nuova. istantanea, la faremo Ultima qualsiasi chicca. momento. Dimmi, dimmi. Per chi piace fare i tornei, ricordatevi, domani c'è il torneo controllato su Competi, c'è la Coppa Deathstroke Zero, che non mi ricordo, però facendo un tot di punti potrete ricevere uno spray. Cosa Invece i che non migliori, vabbè, riuscirò mai a ma è fare. abbastanza semplice, di sicuro basterà che farai 8 punti. I migliori della propria nazione, i migliori giocatori della propria nazione vinceranno l'esclusiva skin di Deathstroke Zero, che poi uscirà anche nel negozio. Ed è E in singolo, paragon. mi avevi detto, Esatto, vero? e anche il singolo. E il suo paracadute, chi lo vuole, si può ottenere con i fumetti, con il quarto fumetto che uscirà il primo, o il 31 o il primo giugno. Più chi lo vuole e chi lo trova. Chi lo trova soprattutto, però chi ce l'ha preordinato sta già a posto. Va bene, dai, direi che E con questo è per questa tutto. edizione è tutto e niente, alle prossime news con Diego e Arrivederci. Manuel. Ciao a tutti.